solidarietà chiama, Diego Giardino risponde, e risponde come? Con la bellezza. Del resto tu sei anche, in alcune circostanze importanti, il look maker della nostra organizzatrice, Bianca Maria Alfonso Lucibelli. Questo sì, anche se c'è sempre un po' di riservatezza nel dire nome e cognome, perché... Però noi lo possiamo dire stasera, il contest lo permette. Senti Diego, cos'è la bellezza per te? La bellezza è un qualcosa di particolare, vuol dire la cultura dell'eleganza, la cultura del bello, il ritorno all'eleganza di una volta, ai grossi stilisti di una volta. Oggi c'è tanta bellezza che divaria da gusto a gusto e molte volte si perde. Qualcuno si inventa qualcosa e dice che il nuovo tipo è un nuovo stile di bellezza, però non è così. La bellezza è un qualcosa che ti dà benessere interiore, quindi è un modo di stare bene con se stessi, di sentirsi in equilibrio, in pace, e quindi esprimere quello che sono le tue caratteristiche migliori in maniera tranquilla, e ti fai apprezzare quando la gente ti guarda. Dalla bellezza esteriore che poi diventa interiorità naturalmente, e quindi porta agli altri, verso gli altri, perché ci si specchia in loro e loro si specchiano in noi. Certo, questo è vero, però la bellezza molte volte è anche solitudine, è anche depressione, è anche un malessere che ti fa male ed è una violenza che tu, latente, che entra dentro di te e ti fa soffrire. È un qualcosa che devi saper gestire, anche perché molte volte col passare degli anni i tempi cambiano, i punti di riferimento cambiano, e quindi manca quella solidità. C'è molta fragilità e anche molta fragilità psicologica. E anche donne molte volte molto belle si vedono brutte, vogliono rifarsi chissà che cosa, perché non hanno quella tranquillità e quella serenità per vedersi nella maniera giusta. Comunque la bellezza è un qualcosa che ti porta... Grazie Diego, grazie.